Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di ISER, il format che vi spiegherà le piccole sottigliezze che possono generare grandi problemi in inglese. Prima di cominciare, non dimenticate di visitare il nostro sito internet www.borderlineitalia.com e inoltre iscrivetevi al canale, commentate e fatemi sapere quali sono i vostri problemi sull'inglese. Oggi parleremo di una cosa alla quale io non avevo mai pensato. L'altro giorno stavo sistemando il curriculum di un mio amico, ho sostituito molti like in us e la domanda che mi fu chiesta fu: perché lo stai facendo? E la mia risposta è stata: non lo so, like è sbagliato, ci va us. Perché io ho imparato l'utilizzo di like e us nella mia testa, però a esprimerlo in parole non riuscivo a spiegarlo. Quindi mi sono informato e ho deciso di fare questa puntata. E pertanto oggi spiegherò la differenza fra us e like. Allora, as e like hanno significati completamente diversi che possono apparire simili, soprattutto se vengono utilizzati in determinate parti della frase. Infatti, faccio un esempio veloce. Se like viene utilizzato come verbo, quindi to like, significa piacere. Però può essere utilizzato come avverbio, come preposizione e come aggettivo. Stessa cosa per as. Non esiste il verbo as, ma può essere utilizzato come avverbio, preposizione, quindi un macello. Oggi mi focalizzerò solamente sulla differenza fra as e like come preposizione. Perché come preposizione, like e as vengono tradotti in italiano con la stessa parola. Come? Facciamo questo esempio. Io non sono come tuo fratello. I'm not like your brother. Oppure posso dire: lavoro in questo ristorante come cameriere. I work in this restaurant as a waiter. In entrambi i casi è come in italiano, ma in inglese in un caso abbiamo like, in un altro caso abbiamo as. Prima ho dovuto fare delle ricerche per andare a capire qual è esattamente la differenza sostanziale. Allora, as, utilizzato come preposizione, viene tradotto in italiano come come, scusate il gioco di parole, ma è così, ma ha il significato di in qualità di, se io dico lavoro in questo ristorante come cameriere, la frase potrebbe essere cambiata: lavoro in questo ristorante in qualità di cameriere. Ecco perché mettiamo as. In tutti gli altri casi si usa like. Faccio questo esempio che ho trovato in un sito internet, spero di ricordarmi l'URL e quindi lo metterò in descrizione, se non lo metto perché l'ho dimenticato. Stessa frase, significato diverso. As your father, I'm here to help you. Oppure, like your father, I'm here to help you. La traduzione in italiano è la stessa, ma hanno due significati completamente diversi. Nel primo caso, chi dice questa frase è tuo padre. In qualità di un tuo genitore, quindi in qualità di padre, sono qua per aiutarti. Nell'altro caso, like your father, I'm here to help you, potrebbe essere detta da un amico un po' più grande di voi, o un mentore, o qualcuno che ponete molta fiducia, ma non è vostro padre. In questo caso like sì che si traduce come, ma può essere tradotto come potrebbe fare tuo padre. Sono qua per aiutarti. Ovviamente vi ricordo, in questo caso sto parlando di like e as come preposizione, perché poi si può utilizzare anche come, sì, l'ho dimenticato, c'è anche come congiunzione. Sì, perché as come congiunzione significa, no, forse non è il momento di mischiare le cose. Ne parliamo la prossima volta. Quindi vi suggerisco di iscrivervi al canale, così che quando pubblicherò nuovi video voi sarete informati. Non dimenticate il sito internet e commentate. Ci vediamo la prossima volta con un nuovo episodio di ISER. Ciao!